Arezzo a Piacenza inizia con la splendida coreografia della curva Minghelli in omaggio ad Angelillo, l'allenatore più vittorioso della storia amaranto. Un omaggio per ricordare a dovere uno dei più grandi della storia dell'Arezzo e del calcio italiano. Venendo al campo, l'Arezzo è inciampato nella seconda sconfitta consecutiva contro il Piacenza, che ha chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0, rigore dopo 3 minuti conquistato e trasformato da Corazza, raddoppio dell'ex Corradi che non ha esultato ma è stato lo stesso fischiato quando è uscito nella ripresa. L'Arezzo ha colto una traversa con Sabatino, autore di una prova monumentale, proprio il 4 amaranto si è preso un rigore nella ripresa trasformato da Moscardelli. Decisive le parate poi di Fumagalli. A fine partita il presidente Matteoni ha fatto un patto con i giornalisti, chiudendo di fatto anche il mercato. Per 15 partite lasciamo fuori la squadra da qualsiasi cosa, facciamoli stare in una bolla di serenità e di concentrazione. Parlate con me, chiedetemi a me, tiratemi le scarpe, fate quello che volete e mi assumo io la gestione del rapporto con voi in toto. Mi bisogna silenzio stampa? No, non è silenzio stampa, assolutamente, verranno, parleranno, però il problema è che non voglio adesso incominciare a dire quello sicuro, no. Non è il momento, per 15 partite stiamo buoni, però come ho detto in radio, vi dico anche a voi adesso, una volta che tutto andrà bene, non farò una conferenza stampa, farò una festa qui allo stadio e vi dirò che sarà il primo vero Vaffa Day, dove dirò tutto, nomi, cognomi, conti correnti, non me ne frega niente di nessuno. Adesso mi tocca abbozzare anche ad alcune frasi del tipo ridicoli, ma non mi interessa, vado avanti per la mia strada, però vi chiedo, fatemi proteggere la squadra. La squadra è la prima, l'interprete, quindi per adesso lasciamola fuori da qualsiasi polemica. Parlate solo con me, prendetela solo con me, non ci sono problemi, però lasciamoli fuori. Facciamo questo patto di ferro con voi? Ci state? Ogni volta che chiamate un giocatore ve lo faccio venire, non è un problema, perché finché io non sono convinto come direttore tecnico, mi diceva Zinci che posso farlo, è stata chiesta la deroga, quindi lo faccio io fino a quando non trovo il nome giusto per la città, per me e per tanti altri che ruotano intorno all'Arezzo. Adesso non faccio il nome di un direttore sportivo perché devo quadrare il cerchio, quindi il cerchio va quadrato con la città, con gli investitori, col sottoscritto. E quindi per adesso siamo in fase di lavorazione. Ecco, cioè perché sono alcuni giorni di mercato? No, il mercato è sostanzialmente è chiuso. Sia in ingresso che in uscita. Sì, sostanzialmente è chiuso perché ci mancava un centrale. Io ho fatto una bellissima chiacchierata con Ferrario e da uomini ci siamo scambiati un impegno che io onorerò a fine campionato e quindi abbiamo recuperato un centrale di altissimo livello. Andarne a comprare un altro mi sembra assolutamente irrilevante oggi. Dopo queste operazioni l'Arezzo a livello di stipendi costa più o meno? Cazzo, che domanda! Costa più o meno? Siamo pari. Siamo pace, come diceva una volta. Motivazioni, lasciamole stare al vento. Buonasera, allora con le parole del presidente Matteoni vado a salutare l'allenatore dell'Arezzo Massimo Pavanel, benvenuto, è un piacere davvero averti qui con noi, grazie a Gianni Brunacci che ritorna, il nostro collega, buonasera, tifosissimo buonasera dell'Arezzo Paolo Banchetti, grazie di essere qua con noi. Allora, intanto io sono d'accordo con chi dice che qui sono passati tanti allenatori che poi Arezzo è stato anche un trampolino di lancio, io non ho dubbi che Massimo Pavanel diventerà e già lo è un grande allenatore e partirei da questo prima di parlare insomma del momento, di quelle che sono insomma le prospettive, di questo bellissimo rapporto che si è creato in pochissimo tempo, no? Perché ti sei fatto apprezzare veramente... Il merito della città non è tanto mio, nel senso che è stata la città che mi ha accolto a braccia aperte, e io ho cercato di ridare tutto, non ho ancora ridato tutto e spero di ridarlo da qua fino alla fine per quello che la città mi ha dato e i tifosi aretini mi hanno dato. Qua l'allenatore credo che assuma ad Arezzo veramente una parte grossa, fondamentale, in tutti i sensi, sia nel positivo che nel negativo. Quindi chi allena l'Arezzo sa che allena una squadra, una città importante e viene avvolto da delle responsabilità
e deve essere in grado di sostenerle e di, poi di poterle anche ovviare, se, nel senso riuscire a essere quello che poi tutta la gente si aspetta. Ecco, è stato più difficile magari nei momenti della, no, in cui si parlava della cessione, di tutte le problematiche che ci sono state, o più difficile, il mercato è ancora aperto, quindi con anche ieri lo dicevi nell'intervista, queste sirene che arrivano, gente che va, gente che viene. Insomma. Io sono venuto con l'elmetto qui perché è capitata subito la Lucchese, fra l'altro era la prima gara che ho fatto, e poi proprio quella settimana, dopo due giorni, c'è stata una contestazione dei ragazzi della curva, quindi sia a fine gara con la Lucchese che poi durante la settimana si sono fatti sentire in maniera peraltro molto, molto civile e composta. E quindi per me è sempre stata battaglia, non è mai finita, perché abbiamo passato tantissime situazioni e adesso è un'altra situazione nuova, perché sono cambiati gli equilibri, sono cambiati i valori. E il nostro lavoro è quello, come hai detto ragazzi, oggi di ricominciare, ricominceremo da zero, così come abbiamo fatto quando sono arrivato, e metteremo tutto sul piatto. Ogni allenamento ho chiesto ai ragazzi adesso di rilavorare come fosse un ritiro, parlo a livello tecnico-tattico ovviamente, non a livello fisico, e quindi ho chiesto la loro massima disponibilità, dobbiamo essere bravi in questa cosa qua, ad avere questa testa di ricominciare da zero. Gianni, vuoi chiedere qualcosa, vuoi fare un'analisi anche di quello che è avvenuto? Forse, diciamo, la frase che ha detto prima il Presidente, che abbiamo visto nel servizio, e che dice abbiamo chiuso qui il mercato, la squadra, la rosa ci costa esattamente come prima, diciamo che stimola delle riflessioni, la prima delle quali è: bene, forse avevamo una rosa più completa prima e allo stesso prezzo, forse meritava tenere quella. No, questa è la prima riflessione. La seconda è che abbiamo 5-6 centravanti e sarà difficile soddisfare tutti e fare in modo che... E quindi il lavoro dell'allenatore aumenta, il prezzo è sempre quello, ma il lavoro aumenta e diventa ancora più complesso, questo sicuramente, anche perché insomma, quando c'è da mettere su 5 centrocampisti c'è sempre da pensare, perché qualcuno ti mancherà sempre. Ora noi diciamo manca Lulli, poi manca parzialmente Cenetti, eccetera. In realtà qualcuno manca sempre. È difficile che ci siano tutti a disposizione. Non è quasi mai successo. Ecco, è che i centrocampisti in questo momento ne manca uno, insomma, in grosso modo. Ma soprattutto manca un difensore se il rendimento è quello che è stato fino ad oggi di tutti i componenti della rosa, perché bisogna dire che Ferrario è stato quasi nullo, nel senso non cattivo del termine, ma da quando è arrivato insomma non l'ho mai visto in condizioni tali da poter fare la differenza in difesa, o così come è diventato Rinaldi, è diventato grazie a Pavanel, va detto. Rinaldi comunque ha fatto un grande campionato anche a Gubbio, sta facendo bene a Viterbo, si è creata una sintonia di lavoro tale, perché poi lui ha dato qualcosina veramente in più. Ma in realtà io non l'ho mai più visto nell'uno contro uno così come era successo nelle prime partite. Però ti ricordo che lui non aveva fatto la preparazione, no? Lui era stato appena preso, non aveva fatto la preparazione, calcola che lui comunque è bello massiccio e con le temperature elevate soffre, e quindi in quei momenti lì non era proprio il Rinaldi, che poi c'erano tutti probabilmente degli equilibri da trovare. Detto questo, Rinaldi non c'è più, questo è vero che Ferrari ha avuto tanti infortuni, che anche lui per la struttura che ha, poi trovare ritmo non è semplice, e nel momento in cui poi si metteva a posto noi avevamo trovato anche un equilibrio difensivo, e quindi mi veniva difficile anche per me cambiare, inserirlo. Uno che di quella struttura lì, un cristone di 1,90, ha bisogno di giocare spesso per trovare ritmo. Poi quando c'era la possibilità,
purtroppo aveva avuto qualche problema. E, ecco, e io è volevo, un cane che si è morso. Volevo arrivare lì, perché per noi è, a adesso, questo punto, se la rosa è questa, diventa importante. Sì, Ferrari è importante, allora, molto. È in condizioni. Adesso si sta allenando con continuità ormai da quasi 3 settimane abbondanti. Adesso vediamo, chiaramente gli manca il ritmo. Domenica ho messo dentro un quarto d'ora, gli manca il ritmo partita. È chiaro che noi il problema qual è adesso dei ragazzi anche che sono venuti, eccetera. Il problema è che sono venuti da periodi di inattività. E quindi noi, avendo partite praticamente spareggio da qua fino alla fine, diventa difficile anche per me dire ok, ti faccio giocare un paio di partite perché tu trovi il ritmo. E noi un paio di partite siamo morti. Cioè, nel senso che noi dobbiamo esserci... E quindi, capisci, mi è difficile questo in questo momento. E ho chiesto grande disponibilità dei ragazzi. Poi il campo è inappellabile, dà dei giudizi e quindi in base a quello farò la squadra di partita in partita, però essendo 28 in rosa sarà difficile dare una continuità, per esempio in certi ruoli come possono essere gli attaccanti, come possono essere comunque anche i centrocampisti, quando ne avremo tutti, come dici tu in effetti non li abbiamo mai avuti, quando li abbiamo tutti secondo me abbiamo un centrocampo interessante perché sì. Con Lulli, De Feudis, Cenetti, Foglia, Iebli, Benucci, adesso dobbiamo valutare anche Mazzarani che è appena arrivato, sì. Che comunque un jolly di mezzacampo, ha una certa esperienza, credo che siamo abbastanza completi in quel reparto lì. È vero, dietro dobbiamo ritrovare degli equilibri perché nelle ultime partite noi stiamo prendendo gol, cosa che invece per tanto tempo abbiamo dato, veramente siamo arrivati a essere la seconda miglior difesa fino a un paio di partite fa, e adesso invece o per un motivo o per un altro, magari anche concedendo meno occasioni pulite agli avversari, paradossalmente in questo momento prendiamo gol e in altre partite non le abbiamo preso concedendo magari 1 o 2 occasioni in più. Ecco, è un po' questo che sta facendo la differenza. Noi di gol non ne abbiamo mai segnati tanti perché ci sono mancati spesso i gol dei centrocampisti. Fatalità Corradi non aveva mai segnato un gol, l'ha fatto ieri, era perfetto, chiaro che doveva essere. E ne aveva sbagliati un bel po'. C'era trovato Scaccamagozzi, che è un altro che quando vede l'Aghezzo si esalta, però Corradi è sempre. È così. Calcio è bello per questo. Paolo, davvero. Una prova comunque io la definirei commovente, quella della squadra ieri, un sabatino, insomma, ma un po' tutti, diciamo, veramente, come dire, ha ragione il presidente quando dice non toccate la squadra, no? Nel senso, se dove dite qualcosa ditelo a me, perché alla squadra veramente non si può dire nulla, perché ha fatto in questi mesi, no? Quello che più di questo non poteva fare. Diciamo che nelle ultime due partite i risultati sono stati ingiusti, perché sia Pistoia, dove praticamente hanno fatto un tiro e un gol e poi noi abbiamo sbagliato diverse palle, gol da davanti, sia ieri, anche ieri, a me sinceramente anche il primo tempo, secondo me abbiamo giocato meglio noi, loro hanno fatto subito il rigore. E poi dopo la squadra è reagita, si è avuto delle occasioni importanti, Cutolo, Moscardelli, di testa Sabatino, insomma, voglio dire, non è che il primo tempo si è giocato, non è che siamo stati a guardare. Poi dopo chiaramente quel contropiede, poi Corradi ci ha punito, però insomma il primo tempo è stato positivo. La ripresa poi hanno dato tutto, Sabatino è veramente un gladiatore, infatti è molto, molto amato da noi tifosi, perché chiaramente lui e Moscardelli sono quelli che ci rappresentano di più. Dispiace questi 0 punti in queste due partite, sinceramente, però nel calcio purtroppo ci può stare, ci sono questi periodi. A Luca bisogna fare il risultato, però, mister bisogna fare il risultato. Questo anche con l'Alessandria. Sì, no, però ora c'è Luca, bisogna pensare a Luca. È chiaro che 2 sconfitte a fila generano comunque, ovviamente nel nostro sport generano la necessità di un'inversione di rotta, però è vero che dispiace molto, perché in effetti, considerato poi tutto il periodo e anche i cambiamenti che abbiamo fatto, noi comunque abbiamo proposto. È questo che è il rammarico, no? Che in tutta questa difficoltà comunque noi siamo andati sempre in campo e abbiamo fatto, cercato di fare la partita, lottando e creando, concedendo anche poco, e adesso siamo stati puniti più, magari probabilmente domenica magari farà meglio la Lucchese e verremo fuori. Sai, il calcio è un po' strano. Io credo nella proposizione del gioco, ci ho sempre creduto, e per me è una strada che se si vuole creare qualcosa, creare comunque un'idea di gioco, di squadra su cui poi appenderti,
credo che sia fondamentale cercare di essere una squadra maschia, fra virgolette, che vuole determinare. E a volte devi essere furbo, essere femmina. Ecco, questo noi dobbiamo un po' imparare. Ci manca questa cosa. Che situazione è? No, lui è chiaro che in questo periodo qua era stato, diciamo, considerato out. Sì, va bene, ma io ora che è rientrato in serie si è allenato anche a ritmi inferiori. E adesso che l'abbiamo reintegrato, ho rivisto la luce nei suoi occhi. È chiaro che questi ragazzi che così hanno anche una certa età, una certa esperienza, quando si sentono parzialmente fuori dal progetto, anche l'intensità dell'allenamento viene diversa. Quindi io valuto poi quello che vedo. Certo. Di sicuro Cello, se riesce a migliorare quel tanto che si basta la condizione, è chiaro che lui ancora oggi, lui una partita dall'inizio non la può fare. Però può essere uno che, ad esempio, in una partita come quella di ieri, se l'avessi visto in questo periodo ancora terminato come lo era fino a 3 settimane fa, sicuramente lo avrà inserito negli ultimi 10 metri, perché per esempio con la Carrarese è stato lui che ha spostato gli equilibri negli ultimi minuti, creando i presupposti poi del Bari. Ma anche a Livorno in Coppa Italia, anche a Livorno in Coppa Italia l'ha fatto bene. Molto bene. Lui ha dei movimenti da giocatore vero, lui è un giocatore fortissimo. È chiaro che il direttore Gemmi aveva fatto una scommessa avendo questo infortunio pesante, ma la volontà di Cello ci ha sempre dato la speranza di vederlo, non dico mai al 100%, ma all'80%, perché per noi l'80% avrebbe voluto dire, o vorrebbe dire, veramente quei 3-4 gol decisivi per una squadra che segna pochino come la nostra. E mi auguro da adesso in poi di vederlo in più. È chiaro che davanti si apre un ventaglio enorme, e torniamo al discorso di prima, cioè dare la possibilità ai ragazzi di trovare una condizione vuol dire mettere dentro spesso sempre lo stesso, o comunque più o meno gli stessi. Le partite poi non sono tutte quelle così come è successo, no? Domenica, dove dovevamo fare il tutto per tutto per cercare. Si spera che si svolga in qualche altra maniera. Ci prendiamo un secondo e poi torniamo. Di nuovo insieme, stavamo parlando insomma anche di quanto accaduto con il Piacenza. Tra l'altro loro hanno trovato questo gol con questo rigore, così insomma, sì, questo episodio. Stamattina ho richiesto a Luciani, perché ho visto la dinamica, sai, poi la dinamica, mi ha detto, mister, e lui era davanti, però io ho cercato solamente di non far prendere il pallone senza toccarlo. Lui se l'è lasciato cadere, è stato furbo, l'ha fatto l'attaccante furbo in quel momento, e l'arbitro... Allora, ragionando così, a me non piace veramente parlare degli arbitri, l'ultima cosa, perché poi diventa un alibi e non va bene. Credo che dopo 2 minuti e mezzo sulla palla, dove non deve essere un rigore molto chiaro per fischiarlo, non tanto perché dici, sai, il primo minuto vale come l'ultimo, in realtà quando tu inizi la partita in una situazione con una prima palla che passa, insomma, non dovrebbe essere un po' più... Sì. Cauto. Anche perché poi quell'episodio ovviamente è indirizzato, perché in quel momento abbiamo contato spesso il Piacenza aveva 9 giocatori dietro la linea della palla. Sì, loro sapevamo che giocavano così, infatti noi abbiamo tutta la settimana a giocare per linee esterne e riattaccarli, però poi non è semplicissimo nella metà campo quando sei in svantaggio. Anche se effettivamente abbiamo creato un paio di opportunità molto importanti, quella di Cutolo, quella di Moscardelli e poi la traversa sul 2-0. Il 2-0 è un gol che non dovevamo prendere, quello per dinamica, per palla giocata dentro dove avevamo detto di non giocare, e per transizione difensiva dove effettivamente eravamo in inferiorità numerica, però potevamo fare qualcosina di meglio. Ecco, qual è la tua... c'è il presidente, credo, già collegato. Buonasera presidente. Buonasera a tutti, ciao Massimo. Buonasera, presto. Ciao Massimo. Allora, da dove ripartiamo? Insomma, il giorno dopo qual è l'umore presidenziale? Il giorno dopo quale? Ce ne sono stati tanti giorni dopo. No, il giorno dopo ieri. Dopo ieri, dopo la partita. Ma il giorno dopo ieri è stato un bellissimo secondo tempo. Mi è piaciuto molto, la squadra si è impegnata, ci manca solo il risultato, ma ci stiamo attrezzando contro la figa.
Allora, ieri hai un po' nelle interviste... Pronto? Sì, no, dicevo, ieri nelle interviste hai un po' tranquillizzato... È caduta la linea, ecco, non siamo tranquillizzati, allora. Allora, la recuperiamo, e mentre recuperiamo la chiamata, ecco, diceva mister il presidente ieri nell'intervista che c'è stato questo colloquio con la squadra in cui lui ha tranquillizzato tutti, sì. Così ha detto, ecco, qual è l'atmosfera dello spogliatoio? Lui ha fatto un discorso chiaro alla squadra e che la squadra ha recepito in maniera molto positiva. È chiaro che anche la scelta, ha spiegato poi la scelta che l'ha portato a questa decisione qui, e quindi ha tranquillizzato i ragazzi, insomma, sul fatto di essere coperti, di essere sereni, di andare avanti, e che ricoprirà quando riterrà opportuno le cariche, che ovviamente sa perfettamente anche il Presidente che vanno coperte, perché c'è uno stacco, no, tra me e il Presidente, quindi ci sono delle cariche che vanno coperte, però lo abbiamo visto molto sereno, molto, molto convinto, e questo sicuramente ce l'ha trasferito. Quindi ti senti adesso, ecco, una responsabilità ancora maggiore, e non sei il primo allenatore dell'Arezzo che l'ha avuta, perché sai, no? Perfettamente tutti i precedenti. Credo che avere troppe cose dell'allenatore non è giusto. L'allenatore si deve concentrare sul campo, ad avere cose di campo e lasciare, anche perché poi cambia il rapporto, secondo me, con i giocatori, no? Perché poi i giocatori ti vedo non più sotto un giudizio tecnico, ma comincia a diventare anche un giudizio economico, e allora nelle scelte possono mettere sul piatto qualcosa di diverso, il rapporto può cambiare. Allora, abbiamo recuperato il presidente, ci siamo, no? Eccoci qua. No, dico, ti stavo chiedendo, ieri hai detto, insomma, di aver avuto questo colloquio con la squadra, e ci diceva adesso il mister, insomma, che la squadra ha capito un po' le parole che tu hai detto. Ma guarda, io ho avuto un colloquio con la squadra, ma mi premeva avere un colloquio con te e i tuoi colleghi, che ho avuto già ieri, lo ribadisco oggi. Adesso per 15 partite la squadra deve stare come in una bolla di tranquillità. Deve pensare a giocare e a stare serena. Il lavoro sporco, come si suol dire, lo facciamo io e Mr. Palmanel, perché il nostro lavoro è prima di tutto il suo, il doppio del mio, perché lui li deve anche allenare. Io e lui però li dobbiamo proteggere da tutto un mondo esterno che oggi li può soltanto danneggiare. Quindi quello che ho chiesto, non parliamo più della squadra, parliamo di me, di quello che vi pare. Indagate su tutta la mia vita, ma fatemi proteggere la squadra. Allora, che prospettive diciamo ci sono nell'immediato futuro dal punto di vista societario? Ma guarda, adesso quello che mi premeva a me è stabilire la tranquillità nella squadra. Sto analizzando una serie di nomi per quanto riguarda il direttore sportivo, però ecco, non voglio fare scelte avventate, perché non mi voglio trovare in situazioni imbarazzanti come quelle che mi sono capitate ultimamente. No, anche perché stavamo analizzando, no, quello che ci hai detto ieri, che alla fine l'Arezzo non ha avuto... Guarda, ti sento male, puoi mettere leggermente più vicino al microfono? Sì, dicevo, stavamo analizzando le tue parole di ieri, che ci dicevi che il costo degli stipendi, no, della squadra per l'Arezzo non c'è stato un risparmio, però non solo questo, però l'Arezzo ha perso anche dei giocatori, no, e ne sono rimasti altri. Guarda, su quello che è stato la campagna acquisti si può dire tutto il contrario di tutto. Noi adesso abbiamo 29 giocatori che devono pensare a fare il loro dovere, poi le dietrologie le andiamo a vedere a fine campionato. Adesso la squadra si è indebolita, si è rinforzata. Personalmente penso che aver recuperato uno come Ferrario e soprattutto dargli fiducia, aver recuperato uno come Cutolo e dargli fiducia, alla lunga pagherà, perché sono giocatori di un'altra categoria che avevano un po' smarrito anche per colpe societarie, e questo mi prendo io la responsabilità, avevano un po' smarrito le loro capacità, che sono notevolissime, insomma, ecco.
No, una cosa, poi lascio la parola al tuo amico Gianni Brunacci, che l'altra volta ti invocava ma non c'eri, questa sera sei qui con noi. Però al di là delle scelte tecniche, però dal punto di vista, diciamo, societario, l'obiettivo era un altro, cioè far giocare i giovani, risparmiare, ecco, come si coniuga con le esigenze di... Guarda, ti dico una cosa, quando ti trovi per colpe, non tue, ma è inutile, io parlo della squadra, Sì. Quando ti trovi per colpe non tue al quart'ultimo posto, io no, oggi non posso pensare al bilancio, oggi devo pensare semplicemente a dare al mister una squadra che gli permetta una salvezza tranquilla, poi del bilancio ne parleremo l'anno prossimo. Gianni? Volevo fare una considerazione. Vai, vai. Mi senti, Presidente? Sì. Vai Gianni. Volevo fare una considerazione sulla tua persona, sul tuo modo di porti. Sì. Ti sei un'altra persona rispetto a quella che è arrivata qui ad Arezzo, il che è molto apprezzabile, almeno dal mio punto di vista. E quindi lo voglio sottolineare il fatto che da sborone sei diventato una persona più modesta e più... che ragiona di più, insomma, ecco, mi è parso. Sai Gianni, molte volte essere sborone è un modo per coprire la timidezza, ricordatelo sempre. però sì, vabbè, a me piace scherzare la battuta costantemente, perché si campa una volta sola e bisogna pure ridere e ridersi addosso. Comunque ti ringrazio, perché detto da te ha valore doppio. E tu sai a che cosa mi riferisco? Vabbè, alle battute da bagaglino? No, ma in generale, perché ci siamo annusati molto io e te, poi alla fine è nato un buonissimo rapporto. Certo, per carità. Allora, abbiamo Paolo Banchetti, che è nostro amico tifoso. Vuoi fare una domanda? No, voglio solo dire al Presidente che no, non ci deluda, solo questo. Ragazzi, sarei scappato molto tempo prima, sinceramente. Adesso non ho più tempo di deludervi. Posso fare una dichiarazione io, visto che c'è il mio mister? Prego. Allora, a me personalmente, per varie vicissitudini più o meno giuste, non sto a sindacare, oggi non è il momento di sindacare, mi è stato posto davanti un out-out, cioè mantenere o no certe persone nell'organico. E io ho torto collo, ho accettato. Però sul mio mister, che nessuno si permetta mai di dire una parola, perché lo vado a cercare a casa. Vorrei essere molto chiaro. Ma non c'è nessuno. Ma nessuno, presto, ma tu quando lo dici così sembra che dopo prepari la cosa. Ma ti ringrazio, ma abbiamo già parlato io e te. E io ti ringrazio di questa fiducia, ma sono perfettamente conscio del lavoro che faccio, nel senso che siamo figli tutti dei risultati, e questo può piacere o non piacere, possono essere modi più o meno diversi di viverlo, ma alla fine è lì che andremo a parare. Cercheremo di combattere finché, con tutte le nostre forze, finché i risultati ci daranno. Se poi succederà qualcosa di diverso, questo è il mondo che io so che tu non apprezzi, e quindi vuoi rompere il cerchio da questo punto di vista, però io ti ringrazio, ma so perfettamente come funziona, e ho la forza di affrontare qualsiasi tipo di situazione, perché so che va così. Poi gli amori cambiano, passano, fanno, dicono. E io invece sai che vengo da una mentalità completamente differente, molto lontana da questa, quindi... No, lo so, me l'hai già spiegato tante volte. Lo sai che quando io stringo la mano, per me è un patto di sangue, quindi... E mi è dispiaciuto dover fare certe scelte, proprio perché io sono abituato in maniera diversa. Però sto conoscendo il mondo del calcio, e come dice giustamente Gianni, piano piano sto imparando anche a muovermi. Chiedo solo due ultime cose. Se c'è stato un contatto poi con Ermanno Pieroni, che si era fatto avanti per incontrarti.
Guarda, oggi mi è arrivato anche un messaggio di Lotito per dirti che mi stanno cercando tutti, un po' per i voti, un po' per il direttore tecnico. Io, guarda, sinceramente sono abituato a parlare con tutti perché sono una persona educata, però poi la decido io, quindi mi possono chiedere qualunque cosa, ma alla fine la decisione è la mia, capito? Certo. Ci ha parlato o no però con Piegoni? Tramite Messenger. Messaggiato, ok. Invece il nome che era venuto fuori di Nario Cardini è una pista aperta o è chiusa? Ma guarda, no, non è una pista chiusa. È legata però agli imprenditori aretini? E quelle risposte che attendo, a parte di quelle risposte che attendo. Risposte che attendo. E col sindaco invece il rapporto va avanti bene? No. Ma guarda, col sindaco ho un rapporto splendido. Gli ho confermato che entro il mese di febbraio gli presenterò un progetto per lo stadio e che conto di fare questa stagione non gli si fa, però diciamo al termine della prossima vorrei poter fare questi lavori per ammodernare questo stadio e renderlo degno dell'Arezzo, perché se noi andiamo a vedere siamo tra le squadre più blasonate in Italia e abbiamo un bellissimo campo ma un pessimo stadio, quindi vorrei metterci le mani in maniera seria e trasformarlo un po' all'americana. Grazie Presidente, buona serata. Ragazzi, buona serata a tutti, ciao Massimo, buona serata. Ciao, buona serata. Di nuovo insieme abbiamo ascoltato le parole del Presidente, la stima nei confronti di Mister Pava, che poi nel calcio non è mai scontato, che cioè cambia la proprietà, di solito no, vengono messi un po' quelli che sono gli uomini, qui invece è capitata una cosa ecco, abbastanza inconsueta. Sì, no, è vero, questa è una cosa che sinceramente anch'io ero disposto anche a capire, no? Fa parte un po' di questo mondo. È vero che è coinciso forse col nostro miglior momento, perché c'è stata la vittoria a Pisa, abbiamo fatto degli exploit che chiaramente hanno rafforzato la considerazione su di me e sulla squadra, però so perfettamente come funziona. Adesso veniamo da due sconfitte, si fa presto a cambiare, se si cambia, io dico sempre che se si cambia considerazione su Marcello Lippi che è campione del mondo o su Ancelotti che viene via da Monaco dopo aver vinto tutto, addirittura con delle quasi sbeffeggiato, credo che per tutti gli altri allenatori che sono figli di un dio minore si apra altro che altre considerazioni. Quindi dobbiamo vivere questa, secondo me, questa professione nella maniera giusta. Questa è una grande avventura per me, tostissima ma bellissima per tante cose che mi ha dato. Sicuramente è ancora aperta e quindi finché c'è una possibilità di lottare che rientra nel mio DNA, si lotta con la massima voglia di fare qualcosa di importante. Dopo si sa perfettamente che si è giudicati molto, solo o spessissimo per i risultati, un po' meno per quello che fai, perché giustamente per quanto tu poi puoi lavorare bene o della squadra possa giocare bene, arriverai sempre a un dunque dove devi fare coincidere le due cose. Ecco, quindi si è creato, si può dire, questo asse col presidente che poi ha indirizzato, immagino, le ultime scelte, tipo quella di Cutolo. Sì, e lui nel momento in cui ha preso in mano la situazione mi ha chiesto se c'era la possibilità, se io avrei avuto piacere di poter riutilizzare quei ragazzi, ovviamente non li avrei neanche messi fuori. Perché sapevamo perfettamente tutti quello che dovevamo fare, ma erano state prese delle linee guida per fare determinate scelte di mercato che poi si è inceppato per mille motivi e quindi il resto poi lo sapete. Ma non per riaprire pagine ovviamente passate, però per capire il mercato che è stato fatto fino a che c'era Zavaglia, sono state scelte avallate o sono state fatte da Zavaglia senza consultanti? Ci sono stati dei giocatori che io non conoscevo e che Zavaglia ha preso dicendomi che mi avrebbero dato una mano, ma io penso sempre a questo, l'allenatore deve allenare la squadra che gli è messa a disposizione. Sì. È chiaro che se si può e si ha un contraddittorio, si può avere un contraddittorio, è chiaro che questo tutto facilita, però non puoi decidere sempre solo su tutto, ci sono delle scelte e la società ha fatto su 3-4 giocatori le valutazioni come società, cioè come direttore sportivo, e me le ha messe a disposizione.
L'altra considerazione che ha fatto è una considerazione legata all'economico, e che quindi determinati giocatori dovevano essere mandati in uscita, e quindi io mi sono adeguato. Però il Rinaldi ad esempio era sicuramente incedibile sia per me che per loro, però la difficoltà poi del mercato ha aperto altri scenari come quella di Corradi. Le volontà dei giocatori sono state volontà pesanti in quei momenti, e quindi è stata fatta quella situazione lì. È chiaro che se le linee guida fossero state quello che avremmo potuto utilizzare, comunque il budget a disposizione, non se la squadra, le mie considerazioni sono state quelle di mantenere la squadra così com'era e puntellarla in tre reparti. Noi ci serviva una caratteristica di attacco di profondità in attacco, probabilmente una sistemazione in mezzo al campo nel caso appunto ci fosse stata la scelta su Iebi, perché c'era questo discorso con il Bari, e un centrale mancino di esperienza per poter dare una variante e soprattutto per poter magari riportare Sabatino in zona di spinta. Queste erano, per il resto la squadra doveva rimanere quella. Poi c'è stato il discorso di Daniele Borra, che è stata un po' una cosa, un fulmine a ciel sereno, e abbiamo fatto un altro tipo di scelta che è stata contingente, e su quelle ci sono inseriti questi 5-6 giocatori. Qualcuno lo conosco, per esempio Perisan lo conosco, e gli altri ragazzi non li conosco. Non puoi pensare di conoscere tutto, però se la società ha fissato delle persone, direttore sportivo e direttore generale, che devono fare scelte e che portano questi giocatori, io li alleno. Gianni, ti chiedo, ecco, lui fa un discorso ovviamente di grande saggezza, però ci sarebbero due giorni per parlare di ancora per far partire qualcuno. Sì, infatti vabbè, dopo vediamo di anche e risparmiare qualcosa. Sì, ti chiedo però, sempre che trovi qualcuno che te lo compri. Sì. Ti volevo chiedere, confrontando appunto il discorso che faceva Matteone anche qualche settimana fa, anche la settimana scorsa, in cui diceva la situazione, ci sono 2 milioni qui di buco, eccetera, no? Tutta ovviamente il lascito precedente, e quindi bisogna ridurre i costi, quindi per questo ha dovuto cedere questi giocatori. E adesso ci ritroviamo con una cosa che comunque necessariamente, se ti devi salvare, come ha detto, devi per forza non solo tenerli ma anche farli giocare i giocatori che non sono under. Però questo poi come si coniuga con, lui dice la cosa non sembra preoccuparlo, però no. Come si coniuga però dal punto di vista di quello che era stato detto prima, cioè dell'esigenza di ridurre i costi? Si coniuga con il fatto che nel frattempo sono successe delle cose. Lui per esempio ha annunciato, il presidente, prima la squadra e poi pubblicamente, sì, il fatto che c'era una copertura già pronta sostanzialmente fino alla fine campionato, una copertura economica. Questo prima non l'aveva detto. L'ha detto perché evidentemente è successo qualcosa, che gliel'ha data questa disponibilità. Benissimo, ben venga. In più lui ha fiducia che gli aretini effettivamente mantengano la parola, che la vedo difficile, perché per gli aretini, investitori come sì, li chiama lui, era facile dire noi ci stiamo se non c'è Zavaglia, sì. Dai, il discorso era molto, l'ha detto più di una volta, quindi possiamo dire anche era facile, perché pensavano che Zavaglia sarebbe rimasto lì. Nel momento in cui lui li stana, perché ora Zavaglia non c'è più, ora... Però non c'è più dopo che ha fatto 20 giorni, insomma, che abbiamo visto. Adesso... Sì, loro dicono che è tardi. Beh, ma insomma è tardi. Non c'è, di fatto c'è sempre l'Arezzo, e l'Arezzo si deve salvare, sì, e loro potrebbero dare una mano. Quindi questa mi sa un po' di scusa. Però bisogna vedere, sempre per dare la controparte che non è presente, bisogna vedere se altre cose che sono state chieste sono state... questo per competenza. Matteoni dice che è stato fatto, sì, quello che e loro che dicono di no. Quindi paghi e patta, insomma. Chiedo a Paolo se che cosa, diciamo, da queste parole ti senti più tranquillo, nel senso
Ad Arezzo non si può stare si mai parla di stadio di... No, tranquillo, c'è un detto ma non si può dire in televisione, per cui non lo dico. No, poi ad Arezzo sinceramente la tranquillità nel calcio negli ultimi anni non c'è mai stata, per cui io sono sempre molto timoroso. Speriamo che effettivamente questa persona, Matteoni, sia una persona seria, ce lo dimostrerà ora di qui a poco. Se lo sarà, bene, sarà il nostro salvatore. Eh sì. Se no sarà un altro che si va a aggiungere a quelli che ci sono stati, tra cui l'innominabile, che sappiamo chi è. Ma volevo fare una precisazione sul mister. Sì. Dire, il mister chiaramente ha tutta la stima anche della tifoseria tutta, penso lo sa. Ecco, non è che mai nessuno ha messo... Era il precedente che non aveva la stima della tifoseria tutta. No, ma io su questo... Lui è un punto fermo insieme a Sabatino e Moscardelli, sono i nostri tre punti fermi. Lui lo sa, penso lo sanno i due, lo sanno anche loro, per cui il mister non si tocca. No, ma quello sui ragazzi, sono due giocatori, due uomini straordinari che veramente ho visto in questo periodo quanto hanno tenuto a rimanere qui e a giocare in condizioni comunque psicologiche non facili e a sciorinare prestazioni di assoluto livello, quindi certo. Non è che... sono stati qui e hanno gozzovigliato. A questo proposito permettimi di dire che le ultime due partite di Moscardelli non sono a livello delle precedenti. Anche se il secondo tempo di Piacenza l'ha giocato con impegno, pur sbagliando anche lì un paio di occasioni. No, siamo però a 11 reti, no? Con 16 gare ancora da giocare, credo che sia un bottino di assoluto livello. Meglio dello scorso anno. Quindi, niente da dire, no? su Davide, sappiamo perfettamente che Davide ha delle partite in cui, dei momenti di gara in cui è inarrestabile e può fartela vincere, dei momenti in cui si prende delle pause, ma lo sappiamo e noi dobbiamo prendere quei momenti decisivi e cercare di tamponare nei momenti in cui magari non c'è. Ma al di là di questo, il discorso secondo me dell'allenatore è un discorso diverso. Perché? Perché l'allenatore è comunque giocoforza sottoposto a un esame, uno screening legato al risultato. Il giocatore ha delle prestazioni, quindi si può permettere anche all'interno di una partita che può andare male di fare una prestazione come sublime, Sabatino. Come Sabatino. Certo. L'allenatore sappiamo perfettamente che per quanto tu possa far rendere la squadra, far giocare bene, arrivi sempre a un punto di non ritorno che è quello del risultato. Però questo non vuol dire niente, è una considerazione che faccio del mestiere. E che quindi mi aspetto sempre la difficoltà o la possibilità che possa succedere qualcosa, ma allo stesso tempo lotto con tutte le mie forze e cerco di restituire a una città e a dei tifosi che mi hanno dato veramente un affetto, me l'hanno dato gratuitamente sinceramente e vorrei restituirlo per l'intera posta. Qualcosina spero di aver dato, perché altrimenti probabilmente non si sarebbero affezionati così, ma per me non è sufficiente ancora per restituirlo. Ho qui un foglio bianco, mister. C'è scritto Lucca e Alessandria in casa. 4 punti, li firmi? Io ti firmo uno, che, cioè nel senso, la prima partita, di due non ne voglio parlare perché non so... Non ne voglio, penso sempre di andare a prendere più punti possibili e poi cerco di andare a vedere durante la partita come si sviluppa. Sarebbe in questo momento comunque un bottino più che accettabile, ecco, questo sì. Però c'è la possibilità di farne 6. Volevo chiederti, siccome c'era prima Gianni, si parlava del rischio che qualcuno parta, tu so che ti alludevi ovviamente a chi vorresti che partisse, ma c'è un rischio ancora secondo te, ancora con questi qualche giorno, di perdere qualche altro pezzo importante? Nel mercato mai dire mai, però il presidente è stato molto chiaro, io con i ragazzi che hanno avuto delle sirene sono stato chiaro, mi appello anche alla loro, a questo punto veramente anche alla loro buona volontà, nel senso che adesso ci mancano 4 mesi, no? Io non credo che possa cambiare il loro destino da qualche altra parte, a meno che non ci sia un'offerta straordinaria, super vantaggiosa, dove ti cambi veramente il futuro. Credo che adesso come adesso tu possa andare in situazioni, se non sono come l'Arezzo, poco diverse e più o meno anche economicamente le stesse. A questo punto io dico,
siamo entrati in questa avventura, facciamo qualcosa di straordinario, di eccezionale, perché per tutto quello che abbiamo vissuto sarebbe straordinario passare per una salvezza prima dei play-out. E quindi sposiamo questa causa per 4 mesi. Dopo, a giugno, ognuno farà le sue considerazioni. Adesso andare a cercare le sirene per forza perché mi sento più tranquillo, perché non mi sento... qua a questo punto avevamo l'elmetto, mettiamoci tutti in battaglia e diamo una mano. E questa qua è la considerazione che ho fatto ai ragazzi, capendo perfettamente che per quello che hanno passato ci sono dei momenti in cui hanno cercato, come Corradi, come Rinaldi, una miglioria, ecco, di vita. Ma è anche vero che ci sono stati i suoi altri compagni, tipo Sabatino, che pur avendo avuto questa possibilità ha continuato a volere rimanere qui e a dare una mano e a far partite come quelle di domenica. Ecco, lì c'è qualcosa che va al di là della bravura del calciatore. C'è anche da dire che Sabatino è un po' legato a questa piazza. Che 4 anni. Che perché era qua e quando è andato via non si è trovato altrettanto bene. È tornato volentieri, quindi c'è un legame un po' particolare. Volevo chiedere che... Sì, vai, mister. No, volevo dire, lo stesso Cutolo, ad esempio, pur avendo avuto... c'erano delle possibilità... ha sempre aspettato che potesse, che sperava che potesse cambiare qualcosa per continuare a dare una mano. Lui comunque, il Cutolo qua, si è sposato, quindi non è che ci ha già giocato, quindi io l'ho visto sempre molto motivato, molto preso da questa cosa, ecco perché ho insistito. L'ultimissima cosa, volevo chiedere a Paolo, da tifoso, se hai condiviso i fischi ci possono stare, ma il coro un po' pesante verso Corradi non era stato un po' eccessivo? Ma sai, Corradi secondo me ha avuto la sfortuna di giocare subito ad Arezzo appena andato via, ecco. Per cui i tifosi sono un po' divisi, chi ha preferito stare zitto? La divisione non si è sentita. Io penso che siano stati fischi d'amore, perché Corradi almeno per la gestione che ho avuto io, è stato un giocatore straordinario, cardine proprio a livello. È chiaro che era arrivato un momento in cui lui ha vissuto personalmente la situazione in questa maniera. Non siamo tutti uguali. Sì, no? Poi mister, c'è da dire che Corradi è stato sicuramente, come sarà ricordato, come un ottimo giocatore, però è andato via con qualche dichiarazione un po' sibillina, e allora la gente un po' si è divisa su questa cosa. In curva, tutti hanno contestato. Sì. Poteva forse spiegare meglio, cioè se doveva proprio dirla, nel senso, magari se la spiegava meglio, ha parlato di porcherie, di cose, se la spiegava meglio, no? E magari forse. Bisogna chiedere a lui direttamente. Gli abbiamo chiesto, ci hanno detto che era scosso e che quindi poi non è venuto ai microfoni. Io ringrazio molto mister Papan, che sicuramente, comunque, come comunque vada a finire, sarà uno degli allenatori che comunque è entrato in qualche modo nella storia dell'Arezzo tra i migliori. E quindi comunque vada a finire. Io ringrazio questa considerazione che avete, la trovo grande per me e ripeto, cercherò di ripagarla, però lo sai che l'anno prossimo devi puntare alla B, ecco, sì, cambia tutto, che è un vecchio progetto, no? Sai, quel vecchio. Grazie a Paolo.